Silvio Berlusconi dà la sua opinione, il suo pensiero su Renzi, il suo nuovo partito e in generale anche Salvini e tutto quello che attualmente in politica sta succedendo. E Berlusconi subito specifica che a chi gli chiede se Renzi sia suo figlio politicamente, lui dice perché figlio? Perché è mancato? Il percorso di vita di Matteo Renzi è all'antitesi del mio. Lui fin da giovanissimo ha vissuto e vive nella politica, nell'apparato di un partito e si è sempre collocato nella sinistra. Io ho seguito e seguo un percorso esattamente contrario. E poi Renzi ha oggi la responsabilità di aver fatto nascere un altro governo guidato dai 5 Stelle. Ma Berlusconi non nasconde di preferire Renzi a Zingaretti, preferire Renzi a Franceschini e tutti gli altri, Boldrini, eccetera, eccetera, perché dice perlomeno il paese è una sinistra moderna, europea e lontana da ideologie e dagli errori del passato. Quindi lui dice questo riguarda l'altra metà del campo, l'altra metà del Parlamento, la parte di centro-sinistra e preferisco ci sia una persona, non il nuovo in senso che sia un politico nuovo, che mai sentito, ma che sia diverso comunque dall'ideologia che c'è adesso vuota del palazzo del PD dove ci sono solo correnti d'aria e non c'è nient'altro. Mentre lui dice gli auguro comunque di avere successo per distruggere quell'altra sinistra vuota che c'è adesso dentro il Partito Democratico. Però si dice che Renzi stia mirando anche ai voti di Forza Italia e Berlusconi dice di escludere questo perché Renzi è stato l'artefice della nascita del governo più a sinistra della storia della Repubblica. Non vedo elettori moderati e liberali dare lui il loro voto, ma probabilmente è così. Come abbiamo visto anche senatori passati da Forza Italia proprio ieri al nuovo partito di Renzi, quindi da Forza Italia a Renzi, se lo fanno senatori e parlamentari, figuriamoci se l'elettorato non può anche cambiare idea, anche se ormai l'elettorato di Berlusconi è abbastanza ridotto al minimo perché si parla di Forza Italia al 5,96%, quindi è un partito che è arrivato al tramonto. Io credo che anche con un rilancio, quello che volete, il partito di Forza Italia, secondo me, ha fatto la sua storia, la grande, gloriosa storia con la famosa discesa in campo del cavalier Berlusconi, però è un ciclo, è una ruota, la ruota è girata e Forza Italia è arrivata al caffè, o se meglio, al conto. Ma gli chiedono a Berlusconi che sono maggiori i punti di contatto con Renzi che con Salvini. Lui dice il fatto che noi usiamo un linguaggio moderato e rispettoso delle istituzioni non significa che non siamo alternativi alla sinistra. Lo siamo stati, lo siamo e lo saremo. Noi ci rivolgiamo agli italiani responsabili, alle persone che vogliono soluzioni e non slogan, competenza e non selfie. Ci rivolgiamo alle vittime dell'oppressione fiscale, all'oppressione burocratica, all'oppressione giudiziaria. Siamo liberisti, garantisti, europeisti, gli unici continuatori, gli unici eredi coerenti delle tradizioni politiche liberali, cattoliche, riformatrici della civiltà occidentale. Tutto questo non ci consente di avere punti in comune con la sinistra. Quanto a Matteo Salvini, la nostra idea di centrodestra è certamente diversa dalla sua, ma sulla scelta di campo non ci sono dubbi. Sì, una destra un po' diversa, ma forse nei toni, nei contenuti, non credo proprio. Poi Berlusconi dice: ho rincontrato Salvini dopo tanto e tanto tempo, il centrodestra è tornato unito, può vincere nei prossimi giorni in Umbria, nei prossimi mesi nelle altre regioni dove ci saranno le regionali, perché le regionali andranno avanti per lungo tempo. Quindi dice il centrodestra unito non è il passato, ma è assolutamente il futuro. Però i giornalisti dicono a Berlusconi: ma il riavvicinamento a Forza Italia non è stato un ripiego di Salvini, e Berlusconi dice: ma no, non è proprio così. Le mie porte invece sono sempre state aperte e accoglienti. Quindi,
Diciamo che Salvini voleva correre da solo. Salvini voleva correre da solo con pieni poteri. Cosa vuol dire? Che tutti hanno gridato allo scandalo: mio Dio, cosa ha detto? Pieni poteri come Mussolini che li ha chiesti. Pieni poteri significa andare alle elezioni senza alleanze con un solo partito. Se il partito di Salvini riuscirà ad avere più del 40%, potrà governare da solo senza alleati, senza fare coalizioni. È una cosa che spaventa Franceschini. Ah, mio Dio, una cosa così, il ritorno al fascismo. Tutte cretinate che una parte dell'elettorato ci crede. Infatti, va alle feste di Franceschini, dell'Unità di Zingaretti, cantando Bandiera Rossa. Bella ciao, o partigiano, portami via. Tristezza non infinita, tristezza oltre lo spazio siderale, oltre l'orizzonte degli eventi. Sapete l'orizzonte degli eventi, no? Oltre l'orizzonte degli eventi, la tristezza di queste frasi. Comunque, dicevamo che Salvini voleva correre da solo per non avere problemi con gli alleati, no? E cade il governo, potrebbe governare per 5 anni tranquillamente senza dover rendere conto a nessun Di Maio, a nessun Zingaretti, né a Berlusconi, né alla Meloni, né a Toti, né a nessuno. Però è arretrato nei sondaggi e quindi sta dicendo, visto che vogliono cambiare anche la legge elettorale, fare in modo che tutti i partiti si possano alleare, anche quelli che hanno lo 0,01%, quindi dall'altra parte si alleeranno 50 partiti, io da solo contro 50 partiti non ce la farò, perché loro somma e somma partitini arriveranno ad avere più di me, quindi per forza dovrò fare un'alleanza, mio malgrado dovrò farla. Questo è quello che chiamano i giornalisti il ripiego di Salvini, che tecnicamente lo è, ma ci sono naturalmente delle motivazioni di fondo ben solide. E poi Berlusconi commenta quando quel giorno Salvini propose a Di Maio di essere presidente del Consiglio, e Berlusconi dice: quel giorno ho pensato allo sconcerto degli elettori di centrodestra che avevano votato Lega e si vedono proporre Di Maio Premier. Però Berlusconi, meglio Di Maio Premier che Zingaretti al governo, Franceschini, eccetera, eccetera. Quindi meglio Di Maio Premier con la Lega al governo che al governo quello che c'è adesso. Bisogna soppesare quello che è il meno peggio, e il meno peggio era Di Maio Premier. Ma Salvini chiede anche a Berlusconi un appoggio per il referendum sulla legge elettorale per evitare il ritorno al proporzionale, e Berlusconi risponde che dopo la prova d'amore di Salvini viene il matrimonio riparatore o il delitto d'onore, tutte cose che non farebbero bene al futuro del centrodestra. Questi temi richiedono invece serietà, perché la legge elettorale è il cuore della democrazia rappresentativa. In attesa che i nostri tecnici approfondiscano la proposta referendaria, sarebbe piuttosto opportuno che il centrodestra definisse una proposta unitaria da presentare in Parlamento. E quindi chiedono anche a Berlusconi se senza un progetto previsto, visto prima, se lui firmerebbe una cambiale in bianco con Salvini. E lui dice: il nostro centrodestra è da sempre chiarissimo, liberale, europeista, garantista, cristiano, riformatore. Dice: un centrodestra di governo sta a noi rafforzare il profilo liberale della coalizione. Noi saremo come sempre il cervello, il cuore, la spina dorsale liberale della coalizione. Quindi Berlusconi rimane ancorato al vecchio potente partito di Forza Italia quando era la spina dorsale del centrodestra, e vu lui vuole mantenere questo, anche se realmente, come abbiamo sempre detto, la parte centrale del centrodestra adesso è Matteo Salvini con il 33-34%, e se salirà nei consensi, che più procede questo governo coi giorni, più sale Salvini, più sale Fratelli d'Italia, più sale Renzi. PD e Movimento 5 Stelle saranno in caduta libera. Non ci sono alternative, perché se uno sale l'altro scende, se uno scende sale l'altro, perché la torta dei voti degli italiani è sempre quella. Se un partito sale, da qualche parte gli elettori arrivano, e se un partito scende, da qualche parte quegli elettori vanno. Naturalmente in Forza Italia ci sono due anime, una ostile a Salvini, l'altra schierata con Salvini.
E Berlusconi dice: ma non è così, ovviamente in un movimento fatto di persone libere si parla e ci si incontra liberamente, ma poi si trae una sintesi della quale sono garante e si lavora tutti insieme in quella direzione. È quello che farò a Viterbo domenica all'incontro organizzato da Antonio Tajani. E quelle che vengono definite anime sono solo posizioni di simpatia o antipatia personali che si adegueranno alle scelte del movimento. Ma quello che dobbiamo dire realmente è che la gran parte dei voti che ha Salvini sono di Forza Italia. Quindi i militanti si muovono tra i due partiti molto fluidamente e comunque il partito di Forza Italia al 5,9% vuol dire che tutto l'80% dell'elettorato di Forza Italia è passato con Salvini. Qualcuno sarà certamente andato col Movimento 5 Stelle, qualcuno si è mosso verso Fratelli d'Italia, però il bacino di utenza di Salvini, Meloni, Toti e Movimento 5 Stelle è stato proprio Forza Italia. Forza Italia è stato prosciugato di elettori che sono emigrati. Ma quando si chiede a Berlusconi la crisi dei consensi di Forza Italia, lui un po' si altera e dice: non mi occupo di questi problemi, mi preoccupano i problemi dell'Italia e dell'Europa. E Berlusconi dice: ero più favorevole al Conte 1, condividevo molte cose di quel governo, mentre di questo, e oggi purtroppo le politiche del Conte bis o il Visconte vanno nella stessa direzione di quello che lo ha preceduto. Prima del Conte 1, quello di sinistra. Berlusconi dice comunque che apprezza la preparazione di Conte e il suo tratto garbato, il suo modo di parlare e di essere, ma questo non modifica in alcun modo il giudizio sui suoi governi, che rimane assolutamente negativo. E poi conferma, dice, Forza Italia ha sempre votato con qualsiasi governo i provvedimenti che riteneva positivi per l'Italia e per gli italiani. Ma voglio ribadirlo, qualunque forma di sostegno verso questa maggioranza, verso questo esecutivo, è e sarà del tutto impossibile. Quindi alla fine Berlusconi dice: il mio partito è sempre stato aperto ad appoggiare qualunque coalizione, basta che il provvedimento sia una cosa per il bene dell'Italia. Qui fa capire che qualsiasi cosa, anche se sia per il bene dell'Italia, non la approveranno, come non la approverà Salvini, anche se fosse per il bene dell'Italia, perché il bene dell'Italia principale è che questo governo cada il prima possibile e poi tutte le altre cose per il bene dell'Italia li farà il prossimo governo. Questa è l'ideologia attuale della Lega e di Berlusconi che non aiuteranno in nessun modo questo governo. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.